tecnologie al servizio del fitness. Con noi abbiamo il nostro esperto Nilo Ricciarini e do il benvenuto anche a Leonardo Bruschi, personal trainer. Allora, la tecnologia è entrata in palestra già da tanto tempo, però adesso c'è proprio una tecnologia molto avanzata, no Nilo? Sì, dobbiamo sapere che le tecnologie sono entrate in tutti i mestieri. Ah sì. È entrata anche nel mondo del fitness, ma noi siamo fortunati. Siamo fortunati perché la cosa più importante rimane sempre il rapporto che noi abbiamo con il nostro cliente. Certo. Però ci dobbiamo rendere conto che anche la tecnologia è un supporto importante per poter dare un servizio ancora migliore e far trovare dei risultati ancora migliori al certo. nostro cliente che abbiamo davanti. L'obiettivo benessere è immancabile. Addirittura in tanti mestieri la tecnologia ha superato l'uomo, ha superato. Nel nostro mondo, nel mondo del fitness, ancora rimane l'oggetto più importante, il rapporto con il nostro cliente. La tecnologia può portare tantissimi benefici, un miglioramento a livello cardiovascolare, può portare a livello muscolare, può portare sicuramente una conoscenza migliore del proprio corpo e delle proprie prestazioni. Certo. Per far questo però dobbiamo avere anche degli istruttori che conoscono bene questa tecnologia. Detto questo, posso andare dal nostro personal trainer, no? Poi tanto ritorno anche da te, mentre stavamo parlando dalla regia, deve partire il tempo, vi avviso, e dalla regia hanno mandato in onda queste immagini, no? Che sono praticamente sono monitor, sì, applicati a un tapis roulant. Esatto, sono dei monitor di 19 pollici con tecnologia capacitiva, quindi dei touchscreen, sì. Che hanno praticamente questo sistema che si chiama Unity 3.0, che mette proprio al centro una serie di funzioni, oltre ovviamente la connettività a tutti quelli che sono ormai gli strumenti di uso comune come smartphone indossabili, smartwatch, sì. Il discorso dell'entertainment, quindi c'è tutta la parte dei social media, c'è tutta la parte degli IPTV. Scusa, questa che cos'è? Scusate, perché... Sì, questo è il climb, che praticamente è un climber, quindi praticamente si sale delle scale. Si sale delle scale e anche questo ha lo stesso programma della RUN, che sono i nuovi tapis roulant di nuova generazione. Quindi si impostano come si tocca lo smartphone? Esattamente, nella stessa modalità hanno sì. delle tab in cui uno va a configurare poi il tipo di allenamento che vuole fare, ovviamente avrà una profilazione in maniera che può tracciare i propri progressi nell'allenamento. Ah, quindi io via via che è posso capire anche i progressi, ma da qui anche a 20 giorni, un mese? Esatto. Puoi importare addirittura, c'è la funzionalità di importare i propri percorsi di outdoor dentro il tapis roulant e per andare a migliorare la performance dentro la palestra. Tramite un'applicazione in GPS tu scarichi il tuo percorso, oppure ci sono già dei percorsi preimpostati, 8 percorsi all'aperto, c'è la spiaggia, c'è la montagna. Sì, perché io visualizzo in quel momento, in un mondo esatto. virtuale, come mi viene a pensare come i giochi che si fanno, no? Sì. I bambini, ma anche le persone adulte, e io vedo simulato tutto il percorso che faccio. E poi c'è la parte più di performance, quindi sì? c'è la possibilità addirittura cioè, di correre. Cioè questo praticamente è un percorso che io vedo nel monitor, esattamente, giusto? Esattamente. Scusate, esattamente. Se vi interrompo. Un percorso virtuale, e poi ci sono proprio la possibilità di correre la maratona di New York, la maratona di Roma, proprio quel tracciato originario, e di sfidare fino a 4 utenti del centro fitness con un'arena, che è praticamente una pista d'atletica in cui gli utenti si sfidano e poi chiaramente possono condividere questa esperienza, perché questa diventa sì, una vera sì, e propria sì, esperienza sì. anche nei social. Ma è entusiasmante questa sì. novità. Cioè, è un modo anche di socializzare, guarda Nilo, mi viene da pensare. Un modo di socializzare è un modo di divertirsi. Sì, di divertirsi con noi stessi, con le nostre capacità, di divertirsi anche con i nostri compagni, con i nostri amici. Come ha detto il nostro ingegnere informatico. Che poi è anche ingegnere informatico, quindi meglio, infatti ha usato dei termini. Il nostro ingegnere informatico è un modo anche per confrontarsi con degli amici, per confrontarsi con noi stessi, per vedere i miglioramenti delle nostre capacità. Certo. Poi la cosa bella, la cosa entusiasmante, è che io vado a correre e mi immedesimo nel percorso dove sono. Sì. Scelgo di correre lungo la spiaggia, corro lungo la spiaggia e sembra veramente di essere lì. È una cosa entusiasmante questo. Voglio correre in montagna, corro in montagna. Voglio correre in un parco. Mm. È bellissimo. Vedete, cioè, questo è tutto l'iTouch che si può impostare, l'età,
il peso? Tutto, tutto, possiamo postare tutte le nostre caratteristiche. No, è molto semplice, ci vuole più a spiegarlo che a farlo, basta provare, uno ci arriva da solo. È la cosa più semplice del mondo e è la cosa che ti dà una soddisfazione, non solo correre su un tapiro là, ma lì è veramente conoscere se stessi. Abbiamo visto un attrezzo, il climb. Sì, abbiamo visto questa scala mobile, Sì, che io invece salgo sempre, vedi, lo faccio bene alla ecco, salire. Questa scala mobile che uno può pensare, ma io cammino sopra, vado. Lì possiamo fare tanti esercizi. Infatti questo è un modo per rinforzare anche il gluteo, no? Assolutamente, ci sono dei programmi specifici sul B-side, programmi specifici per bruciare le calorie, perché diciamo che in questi attrezzi, qui viene l'importanza anche umana, quindi dell'istruttore, c'è la possibilità poi di impostare proprio un vero programma di allenamento, ad esempio c'è, e questo credo che sia proprio una particolarità assoluta di questi strumenti. Qui si corre nella spiaggia invece. Esatto, sì. Ma ecco, il fattore è anche, io penso, anche la noia, no? Perché uno che frequenta una palestra a volte fa sempre, non è che fa sempre, però i macchinari sono quelli. Invece con queste nuove tecnologie si può anche approcciare ad un qualcosa di nuovo. Non annoiarsi, ma come ripeto, conoscere se stessi. Non è più una corsa semplice su un tapirolà. No, l'ho capito. Cioè, se mi voglio allenare alla maratona di New York, c'è tanti che ci vanno anche nella nostra città. Consideriamo una cosa. Quante persone vanno a correre fuori? Sì. Quante persone vorrebbero capire meglio le loro prestazioni? Certo. Ecco, adesso con questi tapirolà lo possiamo fare. Con questi programmi lo possiamo fare. Bellissimo. Ripeto, ci vuole un insegnante sempre che conosca e bene questi programmi. Certo, perché il fai da te fa sempre male, assolutamente. Quindi al centro c'è l'uomo e poi deve essere, diciamo, coadiuvato da esperti, in questo caso che abbiamo Leonardo Bruschi come personal trainer, ma tutto il personale che si trova all'interno di un centro che possa coadiuvare, accompagnare appunto il fruitore ad un allenamento consono a se stesso, perché non tutti abbiamo la stessa età e abbiamo le stesse prestazioni, no Nelo? È anche questo. Giustamente. Allora, detto questo, io ve lo ripresento, Leonardo Bruschi, personal trainer, il nostro esperto di fitness, Nelo Ricciarini, che ci hanno appunto parlato delle tecnologie al servizio del fitness.